torna lì che voglio evocare anche Vengar lì. Proprio sopra di Ripeto, hanno te. proprio cannato a livello di No, design. Oar la cacciatrice di taglie. Ah, non c'è più Vengar. Boh, ma l'hai trovato il corpo? Il corpo. Il corpo di Bengal. No, ah, ecco perché non lo posso evocare. Esatto. Vabbè, niente Vengar. Andiamo là. Evocato. Anzi, evocata. Vedi la mia barretta. Ecco, bravo, cala, cala. E poi appena girato qua a destra c'è un altro drop. Cappello di me Poi adesso dritto di là, no? dritto avanti ce n'è un altro. Ah, lo vedo da qua. Però probabilmente saremmo assaliti da sti coglioni. Sì. Poi procediamo dritti se non dobbiamo combattere. Eccolo. Eccolo. Fine. Easy mode. Allora. Penso che la direzione fosse questa, spero. Ma adesso sì, si aspetti un attimo che finisce la bufera. Eccola. Senso dell'orientamento incredibile. Ecco qua, se usi la pietra di Pharos, quella fontana di fiattiva è sicura. Diventa una specie di checkpoint. Cioè, questa ti dà anche il potenziamento grande. Ok, adesso parte la zona simpatica. Beh, comunque dritto avanti c'è l'ultima costruzione, se segui. Questa Sì, esatto. è in direzione qua in fondo. La vedo, la vedo. Però, sì, rischiamo di essere saliti ogni 30 secondi. Eccolo. Cioè, da solo, quando te ne ritrovi tre di questi qua, Ah no, io da dico, ma che solo lo so cos'è? che è un delirio, però. No, beh, è peggio che un delirio, perché Ah, non lì è c'è anche equo. un NPC. Sì. Beh, NPC è ostile. Vediamo se si sveglia. Qua, tra l'altro, da solo non ci sono mai arrivato, sono arrivato ovunque altro tranne che qua. L'arancione piccola, ok. Qua ho preso tutto. Ronny Ravaglia dice: non vedo un cazzo. Trofeo. Le kebab vede? Secondo me è giusto così. Beh, probabilmente non vedi un cazzo in mezzo alla tormenta. Se già riduci la qualità, diventa una merda. Cos'è Eccoli. tutto bianco per me? Due, per l'amicizia. C'è il drop dell'anello. Esatto.
tieni un po' la destra. Tra l'altro ha fatto un'area così bella che sottolineo nessuno ci gioca. Tante figlie. Adesso aspetta che finisca bufera perché qua c'è anche il rischio di cadere. Guarda che stancato di urgere. Ah, lo so, lo so. Sì, lo trovi subito lì, prima, Marco, prima. Qua. No, qui non c'è niente. Qua? Ah, ok, c'era una macchia di sangue, non vedevo. Sono okay. Arrivato a vedere i primi 30 secondi subito lamentele di Veo. No, ma non sono mica ancora finito. È una merda. E adesso arriva il peggio. Cazzo, ma non vedo un cazzo di Obon, non so perché non me lo dà. Ah, ma non si vede proprio? Te non lo vedi proprio. Non è che è tutto bianco, semplicemente. Ma kebab, te vedi? Ecco, allora, qui la storia sarebbe che converrebbe farli fuori in due. Cioè, sono ancora in due? Sì, cioè portarli tutti e due al minimo della vita, perché se ammazzi uno, l'altro quando arriva a un 25% incomincia a recuperare la vita. Poi vabbè, lo secchi lo stesso. Come però... viene. Esatto. Pronti? Vai, vai. Via. Top, i famigli. Ecco. Top. Poi parte sempre con questo effetto qua. Sì, tocca di guardare Twitch. Cioè, di già l'altro. Porca puttana, ciao ragazzi. Ma non credere sia facile. Già morto. Due colpi. No, effettivamente. Siamo in game. E sono a livello 180. Top. No, è vergognoso. Cioè, veramente qua ha pisciato fuori dal vaso. Sì, qua è un po' esagerato. Io non me lo ricordavo così ancora. No, neanche kebab vede. Proviamo a riavviarlo. Io vedo adesso da Twitch sul telefono. Ah, ok, te vedi. E sento anche l'audio. Top. Aspetta che spengo. Allora, ma aspetta. Dalla PlayStation non vedo un cazzo. Aspetta che devo tornare al falò. Che ho usato il buff. Ok. Un attimo, cambio il pad già che ci sono. Io bisogna che metta però la roba di Havel, perché sennò... La Madonna. Sì. Dovrei anche potenziarmela più 5 a questo punto. Cazzo, due colpi e sei morto. Ma io comunque... Secondo me hanno fatto qualcosa. Aspetto un attimo che a sto punto torno anch'io al falò. Comunque secondo me hanno fatto hanno fatto qualcosa che potenzia i nemici, non è più il vecchio Dark Souls, ma c'è la stronzata che i nemici vengono potenziati. Non so come tu li abbia battuti quella volta là. Ma ti garantisco che più o meno era così. No, io Leo mi dispiace. Erano 3/4 di energia ogni colpo, quindi appena ho visto lo schifo ho detto sì, fateli tu. No, vabbè, ognuno può dire quello che vuole, ma io, Dio santo, questo qui la prima volta l'avrò fatto a livello 100 e con due colpi no, non è, cioè due colpi no, colpi non. Equipaggiamento, allora anello con nome. Qui c'è un kebab che spara magno top dei nabaz, Thanos and up, quello che non c'è manco arrivato, dimmi Teo, con che gente, come si fa a escludere gli utenti molesti? Allora, adesso potenziamo. È il capo troll, il kebab. Sì, veramente, oh. Puttana kebab, c'è un troll. Trollo lol.
Cioè, qua mi tocca portarla da boh, eh. Allora. Beh, segno c'è, sempre fuori dalla bara. Aspetta, adesso sono qua. Tra l'altro io non conosco una via breve per arrivare fin là. Ah, ma è sempre per... quella, devi andare sempre di... questa qui, ma... Dai, questa adesso l'hai vista che si fa abbastanza bene, insomma. Sì, però è una rottura di coglioni. Vabbè, nel senso, quello... se fare un po' difficili, 5 minuti di viaggio... A me spaccano i coglioni. No, no, vabbè, quello non c'è proprio dubbio. Povero il design di quest'area. Allora. È l'antigioco. Cazzo, potevano farlo veramente divertente, invece hanno reso una merda. Comunque sarà, però io... che togliessero, cioè se il danno dovrebbe essere uguale, che a me con due colpi mi seccassero, io non mi ricordo, prima era anche forse ma così. Io da solo sì. Anche i mobetti lì, quei cacchi di cavalli di cristallo mi bisciottano, quindi ti raccomando l'allegria proprio. No, i cavalli no, mi sembra che il danno ti trisciottano. Tre no, colpi i cavalli no. Credimi, prova a farlo da solo poi. A meno che tu non abbia forti resistenze a qualcosa. Comunque io l'ho messo da molto. Ok, io adesso sono arrivato con la slitta. Mi metto l'anello col nome. E sento già il tuo, ok. Che dici, Ronnie? No, niente, qua non c'è neanche, devo andare a ricercarlo per il gioco. Che babbera, cioè, avete 4 visualizzazioni, però nella PlayStation non esiste la vostra. Top. 4 visualizzazioni come ma mai? Se vai dal party non si vede? Siete in due. No, 4. Vede che si sono aggregati sì, altri ma due. Se vado dal party mi attacca quella visualizza trasmissione, mi attacca quella da 30 secondi. Poi dici trasmissione si è interrotta, cioè quella 30 secondi va e dopo quando io mi aggancio su Twitch non va. Chi poi mai capito sta cosa, perché se tu guardi quella dei 30 secondi è esattamente in diretta, poi passa in differita. Ok, stai sulla sinistra, vai sempre dritto, così, dritto per dritto. Comunque... c'è cosa, c'è... Bene, ci sono staccato adesso. Ma chi? Era Brando che giocava Alien e ha spento. In streaming. No, normale. Che devo ridare la lista amici. Cazzo di merda. Muori. Sì, ma perché siete sempre in 4? Perché questo è tosto. Vengar non c'è perché adesso il devi trovare il corpo che non è più dove era prima. E io non l'ho trovato. Quindi andiamo con due tippe. Beh, se vuoi ti dico dov'è, eh. No, vabbè, adesso lasciamo stare. Se non ti interessa il clean up malato. No. Allora. Top troll. Qui basta andare sempre dritto così. Stai sulla sinistra. Costeggi la cosa. Se non ti conviene correre, perché se rimani da solo poi sei carne da macello. Ok. E gli altri due sono un po' più lenti. Prima Maya mi sono sparato. Cosa? L'hai mai sentita la pizza, quella buffa dei pomodorini della fiorfiore della Co? No, però mi hai detto che era buono, mi sa. No, l'ho sentito oggi per la prima volta. Cioè, costa 4 euro, però è speciale. È speciale. Top. Cioè, ci sono proprio le fette di mozzarella sopra. C'è il top. Allora qua sponsorizziamo Fiorfiore, eh?
Seguite il canale di Raverol, fior fiore, un fior fiore di canale. Ma comunque la roba che vede la Coop è il top, eh. Il top veramente. È Uber. Roba confezionata fior fiore. Bene, qua non ci vede un cazzo, tutto che riguardava il telefono. Ah no, quello è indietro. Adesso mi sono perso. Te Leo. Vabbè, stavo andando dritto di qua. Tu stavi andando dritto di qua. Allora è giusto. Non so se è giusto però. Se vediamo. Ti rendi conto che bagno lì che gira con l'armatura di Ave. Ah, per forza. Sì, qua c'è poco da ridere. Ah, yeah. Che poi quello, che poi quanto ti limerà? 100 danni. Però fa una differenza tra la vita e la morte, sì, è una stupidata. Voglio però vedere se almeno posso subire più di 2 colpi. Per me ne subisci sempre 2. Beh, adesso vedremo. Allora punterò sul roll dopo. Quindi in Dark Souls 3 hai cavato la cagata delle pietre. Cioè? Non c'è più la gemma, quelle gemme vitali. No, ci sono ancora, le stiamo usando a bestia. Ancora? No, useremo le fiaschette per il boss. No, lui dice su Dark Souls 3. Ancora. Dark Souls 3 dico. Ah, in Dark Souls 3, quello è epico da vedere. Dove siete, ragazzi? Allora. Perché non ne ho visto. Per me non ci sono. Le ho tolte. Tipo Dark Souls 2 allora, Tipo Dark Souls 1. Top, preso il volo. Sì, esatto, parola. Tipo Dark Souls 1 allora. Qua, ok, giusto. Sì, perché giustamente lui spinge di lì che Dark Souls 3 dovrebbe essere il vero Dark Souls 2. Ma adesso non è che possa dire no, io non l'avrei fatto così, da così. Non è neanche apocrifo come episodio, tutto sommato. Osso di drago pietrificato. Tipo che palle quei catti cavallucci marini di merda. Aspetta che siamo in zona, guarda, occhio Leo che si cade. Che si è notato. Allora, sto cercando la via. Però con Avel sembra già un po' più grosso. Sono vicino alla badessa. Alla badante, cioè, ma ti rendi conto che ogni tentativo è andato male, ti devi rifare sto pezzo? Ah, sì, mi ricordo magari. Ok, si riprova. Qui è praticamente un Dark Souls 1 proprio da bastardi. No, beh, qui ma è no, Dark Souls peggio. 1. Dark Souls 1 non era così una merda. Esatto. Questo è proprio mal calibrato. Questo fa cagare. Aspetta che arrivino, perché sennò sembra quasi il percorso che devi fare per tornare a far fuori cosa. Da solo uno ti puoi fare delle belle strade. Entriamo ma c'è lì, Vabbè, l'altro col drago c'è lì, come percorso. Ho giocato l'unico buff che avevo. Top. La fare incoglionita, non c'è proprio. È là. Vabbè, entriamo dentro, speriamo anche come lunghezza siamo lì, a Kozla, al drago quello di ghiaccio nelle caverne di cristallo. Perché praticamente è impossibile fare la speed a questo punto. Sì. No, perché non ti conviene. Che se la fai, beh, forse 3 colpi di resisto adesso. Scusa, perché mi ha evitato quasi apposta? Via, ma però non è che ci vengo con la badessa. Sì, 3 colpi dovresti uscire resistere. La troia, no, ha colto un botto. Ah, ma ce ne sono 2. Vabbè. Quello è il top. Grande, la badessa ti cura. Top. No, occhio Leo. E occhio.
Ma forse ce n'è uno più grosso. No, no. No, sono due uguali. Parla badesse. Occhio che arriva l'altro, Leo. Eh no, ma piaffate in pieno, ma nonostante la rollata, sembra che gli abbia rollato sulla mano. No, cappella. Ma che pezzo di merda! Ma porca puttana che stronzata, oh! Per evitare voi è saltato indietro e ha preso me. Ne ho convertito lo spadone, incredibile. Top. Merda, che palle. Top. No, ma è genuino. È genuino, dai, ragazzi, è genuino. Che schifo. No, vabbè, sto scontro effettivamente è casuale. Troppo casuale. Magno top, fatti in culè. Ah, era inevitabile, cioè lì come fai? Cioè, ha saltato indietro, ha preso me. Però almeno così tre colpi di resisto. Se non ti arriva dall'alto, se ti arriva dall'alto è finita. La sua area preferita, top. Simpatico, kebab. Beh, questo, ce lo, questo intanto ce lo stavamo facendo in tre, potenziato per 4. Con l'energia da 4. Intanto. Ma infatti ti dirò, quasi quasi teniamoci giù solo la badessa. Facciamo solo badessa. Non lo o so, sennò cioè, potremmo... 4 mi sembra quasi ridondante. Piadina magna, ma senti Ronnie se si... se si diverte. Allora. No, sennò possiamo farlo anche in 2, che forse... vabbè, in 2. No, in 2 no, perché in i due cavallucci ci spaccano le palle. Facciamo la badessa Faeva. Anello con nome, dove te lo piazzo? Ah, dove vuoi, io sono lì alla slitta. Alla slitta, aspetta che te lo piazzo vicino all'area della badessa. Lì adesso faccio una gesture per kebab, quella che il poveraccio non si è mai preso. A sto pagliaccio. Troll. Comunque io non so cosa gli sia saltato in testa a fare un'area così, veramente. Proprio una caduta di stile. Ma l'hai messo il simbolo? L'ho messo in mezzo all'area coop. Ah beh, dimmi, io sono lì che aspetto. Ma te l'ho detto prima. Ah sì. Hai detto mettilo dove vuoi, ti ho detto vado lì, vicino alla baguette. Nervosismo in campo. Allora, io sono nell'area della badessa, ma non vedo un cazzo. Anello col nome ce l'hai? Eh sì. È proprio al centro del cerchio. Io sono al centro del cerchio. Ah, adesso sento un rumore. Ok. Ma la spada è diversa, vero? È quella del boss che te non sei voluto fare. Reim, il cavaliere della cenere. La lascia funzionare. Temporanea con la badetta. Appena finisce sta nebbia. Ah, è lì dove c'è l'altro? Mi fate giro, sì, andiamo. Ok. Rain top, esatto. Tra l'altro il socio se l'era fatto da solo, Rain, mi sa. Kebab. Vabbè. Kebab ai tempi. Aveva anche un perché. Ma l'avete fatto Siralonne? Certo che abbiamo fatto Siralonne. Sì, manca solo sto boss qua del drago antico che eviteremo accuratamente. Non ha senso. Cos'è che sta facendo? Marco? È rimasto inchiodato.
è rimasta inchiodata mentre fa il miracolo. Ma Dio sono santo. Anche i baci. Beh, vediamo se incontrando il prossimo si sblocca. Non ecco, credo. aspetta, lascia andare contro di lei. Vieni qua. Credo che neanche la rilevi. Oh, l'ha presa. Bravo. Top. L'ha svegliata con una perca. Esatto. Gli ha fatto, come si chiama, il massaggio cardiaco lì. Libera. Esatto. Vabbè, perché sono NPC. Sì. Sì. La padesse. Col cazzo che qualcuno si fa evocare qua, oltre a noi. Ma col cazzo proprio, ti fanno il dito. Top. Magno più forte dei bug. Top. Ok. Ok, dietro sempre la badessa. Allora, qui si costeggia il muro di sinistra e si va dritto per dritto dal muro. Ok, dietro. Arriva qualcuno? No, non stare attenti, la va adesso. Ok. È qua lontana 20 metri. Si è curata? Ah, ecco. Ecco perché non bisogna lasciarli da soli. Che rottura di maroni. Ah, ah, sì, sì, qua senz'altro. Senza poter fare la speed, è una bella rottura di palle. Però va messo un NPC che vi cura, dai. Calcolare. Top magno fisso. È la patch. Calcolare, ti lasciato da solo, bella, bravo. No, ma te. Adesso mi sono perso. Dove sei? Non vedo neanche la tua barretta di energia. Posto. Come ti sei perso? Ah no, sei là, ok. Figa, ma ho che visto adesso il cavallo. Sei la casa. Eh sì, aspettavo. È fatto che... il giro della casa. Aspettavo che finisse la nebbia. Ma no, che schiaffo, ma muori, oh, porca troia. Ma no, è arrivato un altro, qui sono cazzi da cagare. Ma porca puttana. Per andare a salvare Leo. La prossima volta lo lascio morire lì. Anche Leo è morto, sono contento. Top. L'hai lasciato. Ah, vergognoso stare. Vado. Aria top. Fa schifo. Aspetto lì ancora dalla badessa, eh. Ok, allora ma fatemi capire, scusa, ma come fate a non essere in NG più se avete fatto il boss finale? Perché, ma beh, cos'è? Non riparte da qua. È fisso, ah, Twitch mobile forse al top. Beh, Ronnie, te non ti ricordi quando lo finivi qui, non è che andavi direttamente, dovevi riposare al falò e iniziare tu il viaggio da Rangler. Ah, è vero, è vero, è vero. Anello con nome. Anche quello avevo messo a posto. Ok. Sempre lì al centro? Sì, sì. Io sono qua. Arrivo.
piazzato. Mamma mia, Ravel ha rimosso tutto Dark Souls 2, top. Sì, che tra l'altro è un'altra idea intelligente, perché è una porcheria fare riniziare un gioco a uno che non vuole. Sì, fossero da 2 ore ciascuna, a livello di gameplay intendo, eh? Non ha proprio senso. Ma in un gioco di ruolo farti riniziare una rana forza. Tu hai l'anello col nome, vero? Sì. Però strano, non ti vedo ancora. Cazzo. Al centro. Ah, ok, ed è scomparso. Adesso evochiamo la baghessa Faeva. Top. E tu figurati quando ce la facciamo in New Game Plus, stare qua. Top. Che bello. Allora, dritto per dritto qui, via. Che goduria. Aspetta la badessa, va. Dio santo, sta badessa. Arriva. Qui a sinistra. Dritto. Arriva Fritz. Sono qui di quanti cavallucci ci sono? Cos'è? Sono infiniti? Lo sai che non so se siano... È quello che mi preoccupa. Non penso che siano tra i nemici che poi smettono di spawnare. Tutto okay. Può essere, ma a me sembrano molto casuali. Questo schermato va bene per settare i bianchi. Che poi comunque sia, Leo, qua abbiamo perso ancora un drop. C'è un'altra casa là in fondo a destra. E che va bene per settare i bianchi. Ce ne sono altri. Sì, sì. Ce n'è un'altra. Tre costruzioni in tutto. Ma c'è un altro drop, mi ricordo. Fidati. Lo dici tu. Io mi ricordo una di sì. Lo zombie. Che vabbici infiniti. Con i ravioli, che dovrà presentarci. Ravel setting, stop. Per i bianchi. Bianco più bianco. Ah, lì c'ho le mie anime, top. Comunque... Bello. Danno l'area di più. Osso di Diago petrificato. Avanti. Sì, Ronny, poi quando diventiamo famosi facciamo fare i settaggi, sponsorizziamo il Ravel setting. Quando diventate famosi? Sì, quando abbiamo non solo dei troll che ci seguono. L'amico cazzo troll. Ci fosse stato il troll dell'altra volta con che, vabbè, era una sborata. Era sarebbe, sarebbe stato... C'era un troll? Sì, sì. E cosa volevo? Ah, rompere il cazzo. Perché cosa facevo? Perché continuavo a scrivere delle cazzate. Vabbè, non inerenti al gioco. Era un mezzo ubriaco, sì, esatto. Un mezzo ubriaco. Sì, sì, perché qualcosa aveva senso e molto anche no. Questa cosa che non ci sia la shortcut per sto posto, Bella sta inquadratura. Top. A mo' di cane il guerriero. Esatto. Con la badessa Faeva dietro.
Che poi mi ricordo che ti inseguivano anche qua a volte. Sì, sì, senza sì. problemi. E poi qui cos'è? Spagnati. In NG Plus ce n'è pure uno rosso, vero? Rosso, sì, che ti aspetta qua al varco. Ah, top. Pure. Osburo. No, però effettivamente mi avete fatto venire una scimmia di giocare a Dark Souls 3 che non ci sto bene. Sempre la badessa. Sarà quel che sarà, però vabbè, questo va sempre volentino. No, ma è proprio il tipo di gioco che ho visto a livello da che c'è. E voi i numeri poi di Magno. Il timing. Magno timing. Soccia. Oh, che bella stecca qui. Double. Stiamo portando solo uno per adesso. Ma sparan pure. Tosto sto gioco. Da solo. No, da solo questo non sono riuscito a farlo. Perché che l'hai fatto? No, non l'ho mai fatto da solo. No, ma poi non si vede niente, è quello che fa incazzare. Quando è stato a fare la magia a terra? Non grande Leo. Numeri qua. Cazzo, fanno pure esplosione d'aria. Figli di puttana. Mangi la caramella. Ma adesso sta andando a quel paese, eh? Andiamo a parlare un attimo con l'aggressività. Occhio che arriva. Ma parla l'arma? Vedete per me. Ti credi? No, numero. Oh, posso dare il mio numero? Nella palestra. Non è quasi morto, no? Okay. Ok, l'altro si bufferà dopo. Fallo buffare, però è pure. Pure! Via, via! Te non la baffi l'arma, man. Cosa vuol dire non la baffi? Non può baffarla da poco. No, non posso perché è di un boss. Ah, ok. Ti avverto, quando si potenzia, oltre a recuperare energia, eccolo, si sta buffando, oltre a recuperare energia è molto più duro e fa molto più danno, così, a gratis. Quindi aspettiamo che finisca e poi, puttana Leo, che fenomeno, donna che fenomeno. Numeri. No, padrone a rischio, cazzo. Non ci credo. Pure. Non fatto di farlo. Oh, vado di magia. Numeri qua di magno, double roll. Mi farà la magia. Via, via. Si vede che ha giocato a God, Magno. Padone rotto. Help. Fine. Help. Top. Puttana, Eva, top. Ha rotto anche lo padone, vacca boia. Vabbè, Leo. Grande. Top. Quindi si passa in GPU. Però lo, no, per adesso si fa con Leo. Oh ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, siete stati tutti gentilissimi.
mi vado a letto, grazie Leo. Qui non c'era a prendere la corona, vero? No, 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 solo perché andare lì. L'opzionale. Oh, grazie Leo, veramente gentilissimo. Top, top. 60.000 anime, credevo di più. Allora niente, torno lì. Sì, però aspetta che sto andando A a livellare e B per usare un po'. Ecco, chiedo al pubblico cosa vogliono che livelli, dai. Ditemi cosa volete livellare, che caratteristica, così vi rendo partecipi. Ragazzi, come se fossimo tutti seduti qui, è una cosa genuina. Io e voi, voi e io. Le anime per riparare questo squadrone. Quindi ditemi che caratteristica devo potenziare, tanto sono un tank. Come una la fortuna. Non c'è la fortuna, ecco, buonanotte. Ronnie è andato, ok, dimmi te, cioè. Vai di amore. Aspetta che devo potenziare qua, se mi dicono. Temp, farò tempra. Sì, vabbè. Temp, non posso aspettare il cielo che mi aspetta. No, no, calmo, io sto ancora anch'io la grillante. Ah, ormai l'ho fatto, vabbè. Peccato, il pubblico ha perso questa straordinaria opportunità. Ragazzi, allora io vado a pisciare, Leo, intanto che te fai. Sì, sì, pisci, pisci. Quindi passate in NGP Plus? Dopo. Ma non adesso? No, perché deve farlo con me, lo stesso identico boss. Ah, ok. Auguri. Grazie, grazie. Ah, ecco perché ti salutavo. Ah sì, purtroppo si guarda. Cazzo, che veramente questo è. Ma non è tanto il boss, è proprio la rottura di cui non arrivarci. Cioè. Beh, anche il boss, però sì, se ci aggiungi al boss la rottura di cui non per arrivarci è il top. Perché anche il boss non è dei più facili. No, 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 però è un boss, te, è un boss abbastanza duro, non è male come scontro. La pro-roll. Guarda che double. Che double roll. Comunque Magno ha la vescica di una nocciolina. No, lo sai cos'è? Te lo dico che cos'è. Lui adesso è abituato. No, no, lui è abituato adesso che si beve tipo 8 bottiglie di d'acqua al giorno. Come mai? Lui beve sempre, beve un puttanaio. Infatti quando andiamo a casa del nostro amico si incazza perché gli fa fuori una cesta d'acqua. Una cesta da 6, ce la fa fuori male. Ma come mai effetto? No, perché adesso si sta tenendo in regola, ormai è un anno. Ora beve un casino. Ma non ho capito che c'entri l'acqua. Ah, fa la dieta dell'acqua, quella che, deve, che beve spesso. Dell'acqua. Ah, non lo so, chiedila con lui. Io so solo che l'ultima volta che l'ho visto era dimagrito. No, no, mangia anche 5 volte al giorno, ma però beve di brutto. E mi ricordo che l'altra volta che quando l'ho visto praticamente era già dimagrito, infatti gli avevo detto puttana sei diventato magro, poi nel giro di un mese è tornato giù, io per dire non lo vedevo da 3 mesi, tra 4 mesi, nel giro di un mese è tornato di nuovo giù, se ci credi che era ancora più magro di prima, cioè in quel mese lì era uno zombie, per me è diventato uno zombie, ma volevo far consigliare, perché io ho messo su panza a nastro invece. Cioè, veramente, è diventato tutto nervo. È tutto nervo, ma con la dieta dell'acqua. Non come la faccio dire. E poi vabbè, dieta dell'acqua a detta del suo amico. Eccomi qua. Ti aspetto al centro della tavola rotonda. Senti Magno, adesso quanto pesi? 60? Va a cagare. Ma 60. Ma no.
83-82. Beh, però da boh. Sì, è anche 1,90 m. Top. Vabbè, adesso ma così, così aumenti il roll. Top. Allè, allè, aumenti il roll. Top. Allora, adesso si va. Aspetta, al centro del cerchio. Aspetta che gli metto. Grande badessa, dati da fare. Mi metto la pietra e faccio già dell'evocazione perché magari è utile, magari. Ma me bere acqua fa bene, ma se esageri, sovraccarichi i reni, non va bene, grande. Cioè, è la stessa cosa che ti ha detto Mingu, poi, che ti rompe sempre i coglioni di lì. Mamma mia, che gente. Però ti rompe il cazzo, tu c'è. E questo, no, no, e questo è, cioè, dimmi te se qui ci deve essere anche anche l'angolo della salute. Beh, ovvio. Mamma mia. Cioè, adesso sono arrivato, messo. Para me o questo porting risalta di molto gli acciai? Para me no. Te ogni volta qualsiasi cosa che vedi, anche i ravioli, risalta gli acciai. No, vabbè, però a me mi sembra di vedere dell'acciaio qua, dovrebbe essere. Te l'acciaio ce l'hai in testa. Vedi dappertutto l'acciaio. No, però si vede molto la sfumatura dell'acciaio. Peccato che non potete vedere la fluidità, perché quella è una sborata. Cioè, veramente. È un altro guardare. Dimmi che è dentro la cerchia il tuo figlio. Certo, da 10 secondi almeno. Ma te però Magno stai facendo con il gatto. No, sto facendo, no, il gatto ogni volta mi metto, ci sono giga e giga. Allora. E poi c'è il discorso che la PlayStation il mio audio non lo manda, e quindi è un casino ogni volta. Dovrei registrarlo separatamente. Dobbiamo arrivare alla terza casa, Magno, perché ho preso tutto tranne quello che c'era alla terza casa. Arrivi, ridi, guarda che ghiacciai. Ho già visto in Dark che ci sono nel nuovo. No, beh, il terzo a me come grafica è piaciuto parecchio. Sì, è chiaro. Il background è chiaramente Source Remastered. Sì, però vabbè, il motore grafico è chiaramente quello di Bloodborne, proprio tranquillamente. Ah, cioè un arco fermo. No, stavo cambiando, mettendo l'anello, che ogni volta devo cambiare. Se vabbè, andate, tanto io vedo le barrette. Senti, ma che kebab il delfino, ancora la tua PlayStation. Top. Ecco, vai dritto, così. Sì, vai avanti, te. Arrivare alla terza casa. Sì, ci arriviamo. Terza casa mi sa te che l'ho qua detto qua. Vabbè, sì. Te l'avevo già detto che hai finito Border. Adesso ho ricominciato il New Game Plus. Non è male. Sono arrivato, sono a livello 41. No, cazzarone. Tipo cavallo. Ma sti zombie qui? Cazzo sono? Zombie? Sì, c'è un dato, vedo uli che un non morto che cammina. Ci sono vaga, dei morti, sì. Anche così. Io che ho avuto la fortuna di provarlo come invitato VIP al Gamescom di Colonia, non sono rimasto particolarmente colpito. Cioè, dimmi Teo. Kebab, guarda che mi. Ma è kebab. No, ma guarda che dobbiamo andare alla terza casa, non aspetta, vedere, no, aspetta. Grazie l'imbecille. Cioè, kebab mi tiri giù gli iscritti, eh. Guarda che qui con la Velvet ne abbiamo fatti di brutto. E poi Gio Giordini, vabbè. Sì, special guest. No, è venuto un player, Gio Giordini, e faceva anche dei numeri.
Ma Gio Giordini, che sì, ha detto una cazzata così per la chat, o c'è andato veramente? Ma figurati, ma figurati se è andato VIP, ma dove vuoi che lo invitino VIP quello? Cazzo che so. Cioè, lo inviteranno all'osteria, dai, lo inviteranno all'osteria di Borgo Panigale come VIP. Lui cioè, fa, da mangiare anche, fa da mangiare anche per i fratelli Agnelli. Esatto. Che e conosce il cinese, forse il cinese gli ha dato un pass, dai. È andato quello tarocco a Singapore, se è andato lui a prendere il wok in realtà lì. Adesso è andato fino a Hong Kong dentro un Bartolini d'acciai e ceramiche con i gioielli in ceramica. Cioè dimmi te, dobbiamo stare con un handicappato che parla con noi via chat 10 minuti dopo, no? Dimmi te, cioè veramente ho sempre più bagattato. Adesso è rotto Maroni. È in ritardo la chat. È top. Top. Allora, vedi che non c'è nessun'altra casa comunque oltre questa. Ma secondo me c'è un muro. C'è un muro con dietro qualcosa. Aspetta. Secondo me ti ricordi proprio male. Forse mi ricordo male. Forse era quel cappello lì che mi ha fatto prendere prima, però all'inizio. Vedi che non c'è niente? No, hai ragione. Come faccio il cavaliere di là? Vabbè, lo evitiamo. Andiamo qua. Comunque è più facile arrivare alla terza casa e poi passare di qua che non fare il giro che stavi facendo prima. Sì, il giro io era più diretto, però prendi. Ma alla fine lo. Prendi più cavalli, probabilmente. Aspetta, dove che sei? Ah, io sono all'entrata. Qui. Due. Sì, aspetta che. Ragazzi, ma darci silenzio? Niente. Non so se c'è silenzio. Eccoci. Ecco, puttana. No, ce n'è un altro dietro. A posto. Vedi che dopo arrivano qua. Proprio ben calibrato. Comunque su PlayStation 4 sono le ore 21:29, non c'è ancora segno della vostra trasmissione. Non esiste. È solo per gli elite. È stato bannato. Sono stato bannato dal PSN per i troppi insulti riferiti a questa next gen. Ok, andiamo qui dai gattoni. Allora, aspetta che mi tolgo l'anello dalla durabilità. Sentite il ruggito, ragazzi. Questo è il ruggito, questa è particolare. Con la badessa. Cura dei particolari. E poi vedete che l'altro è su, appollaiato. Guardate, è lì. Cura del particolare, ragazzi. No. A parte che hanno due nomi di merda qui, ragazzi. Ecco, per andare dalla badessa chi è che ti ritira? La badessa ha tipo un anello. Sì, della super aggro. Cioè, è incredibile. La vogliono fare come se fosse Altani per lui. Cambio tag al volo, questa è tecnica, vorrei solo dirlo. Per chi ci segue. Questa invece è una cappella. Sempre per chi ci segue. Lo saranno con me, no, con l'otto. L'otto di paglia, l'otto di due cose. Questi sono numeri. Vaffanculo. Ecco. Porca troia. Ora no, via. Via. È convenuto quasi prenderlo. Tanto qua mi sa. Oh.
Occhio, arriva una scarica. Ok, una è andata. Stoppiamo questo. Vabbè. No, come ha detto rischio spadone? Ancora. Vado a mio lavoro. Ale che si baffa. È baffato. Figlio di puttana. T'ha preso? Beh, non t'ha fatto molto. No! Madonna! Lascia stare Leo. Vieni qua. Adesso è andato Leo. Vieni qua. Via, via Leo, via, via, via. Non mi ricordo quale. Voglio sapere perché il mio padrone si è rotto due volte. Non è che lo rompe di sta. Di sta boss fight. Ma forse quando si va. Comunque. Fragile di suo. No, no. No, no, questo è buono. Però questo rompe il cazzo. Badesh è ancora vivo, eh. Alla prima con Leo Sbor. Top. Potrebbe essere il record. Tra l'altro Lud e Zalen, per curiosità, hanno fatti. Hanno solo un'arma a testa, giusto? Non è che vanno fatti più volte. Male che vada il mio Game Plus, passiamo. C'è il candidato dell'handicappato. Niente, c'è un handicappato che chatta con noi 10 secondi dopo. Top, cioè. Dimmi te che sborato. Cioè, una, come al solito, bagattati. Stop. Da. Intanto qua numeri. Ascolta, ci facciamo un ascettico e ce li rifacciamo subito. Lascia perdere, li teniamo per la fine della seconda round. Che boss di merda, che schifo. Top. Boss top. Top da boh. A te è piaciuto, Ronny? Beh, in due è bello. In due si tiene. Da solo sì, però in tre poi eravamo. Ma in due è abbastanza bilanciato. Cioè, ci sono dei boss che in due... Sì, anche se non ho detto capire come mai mi si rompa l'arma durante la boss fight. Ci deve essere qualche tipo di situazione che mi consuma tutta la durabilità. Allora, qua mi conviene comprare le Gran Titanite. 17, queste si trovano. 34. Ci sono sigarette in Dark Souls 2. Top. Si possono comprare. Sfatto d'oro. E mi prenderò questi. Io farei il drago. Kebab ci consiglia di fare il drago. Madonna. Un altro giro, dai. Un altro. Leo dice il prossimo un'altra giro. Volta. Prossimo giro a Dranglake. E ripeto, anche no. E ripete anche no. Ascoltami, allora, Leo, allora tu se devi fare acquisti in frecce no, avvelenate, io ho già speed. No, dai, frecce avvelenate quante ne ho? Poi te le do subito quando arriviamo. Dove sono le frecce? Che cazzo le ha messe? Ne ho 365. Ho pochi dardi pesanti, però quelli vado a comprare. Ma con cosa li usi? Con il mega arco, cioè come con cosa li uso.
non i dardi, scusami, le frecce pesanti. Ho capito, sì, sì. È che con Leo cazzo bisogna essere super precisi, giustamente, se no non capisci. Le balestre. Mm. No, no, le frecce uscito... pesanti. Non so se ti è partito, Leo, l'aggiornamento Destin. Il mestolo cinese? No, non l'ho preso, cazzo. Leo sì, l'avrà preso. Te l'hai preso il mestolo? Sì, sì, preso. Preso, ovviamente. Puttana Kebo si è fatto piegare quella volta là con quel mestolo d'acciaio. Da voi. Forse era lungo. È fondamentale. Cazzo, 120. Oh. 40.000 anime in frecce pesanti. Per averne 339. Cioè, 339 e 40.000 anime. Top. Allora, niente, Leo. A questo punto io... Andiamo di cleanup? No, cioè, di cleanup, di... Scusa, pardon, di nuova... Andiamo, andiamo e amen. Intanto c'è Kepa qua. Io vado senza mestolo e amen. Quindi va bene, dai, iniziamo viaggio 2, anche se non ho preso le tre vogliosissime titaniti scintillanti che vengono da tutti. Però io adesso devo andare a prendere il mestolo, sennò com'è che si fa? Parli con la tipa in piedi, vero? Sì, se hai fatto tutti gli ogre nella foresta, sì. Ne ho fatti tutti. Parli con la tipa in piedi. Così che va sul cook in diretta. Clean up serie dovrei farlo alla fine della seconda run, eh. Sì, sì. Dovrei controllare di avere tutte le magie tranne le ultime. Mestolo da cuoco. Top. L'Adle. Allora, sì, però guarda che io, cos'è che mi hai detto, Leo? Guarda che io li ho comprati a molti, li ho comprati a parecchi miracoli, tutti quelli che ho trovato. Vabbè, ah, quello anch'io, però sicuramente ce n'è qualcuno che ti manca, che è sfuggito. Sicuro, perché non mi ha dato il trofeo. Perché no, no, beh, il trofeo te lo può dare solo nella terza run. Perché? È perché gli ultimi miracoli si trovano ad Rang Lake, il castello nel Gameplay Spasso. Ce l'ho, ho il mestolo. Che va, è per te. Il mestolo. Ci manca il walk. Ascoltami, adesso posso ammazzare ste troie che mi danno 6 umanità. E allora, 6 umanità te le può dare anche se gli parli. Me ne fotte un cazzo, le ammazzo. Sono delle rompicoglioni che ne basta la metà. Oh. La serie, cazzo ridi. Esatto, morite e non rompete i maroni. Oh. Effigie umana per 3. Invece, guarda questo mondo. Preso da Magirold tutto il set di Alonne o del Cavaliere del Fumo. Ah no, cazzo, è vero. Bravo. No, bravo, costa troppo, quindi dovresti farmare se lo vuoi. Quanto costa? Non lo dici. Tantissimo, veramente tanto. Adesso vado a vedere. Tipo 15.000 a pezzo. Mm. C'è ancora anime per 40.000, poi potrei bruciare quelle dei boss, mica mi sono fatto tutto... Non te le bruciare tutte quelle dei boss, che non si fa mai. No, ma ce n'è ancora 40.000 io. Ok. Poi per il mio game platform mi sapete come ci dobbiamo organizzare. Lì Leo, lì non purtroppo. Io vado un po' avanti. Tu vai avanti e io vedo di raggiungerti quando mi è possibile. Allora, io qui non ce l'ho. Perché non gli ho comprato abbastanza roba? No, è impossibile. Li hai sconfitti? Da Magherold, sai chi è? Ah, no, non è forte serra. Ah, che palle. Cazzo, deve andare fino a fuori. Io ero andato dal solito. Al top del top, esatto. Andiamo, no, vabbè, quello della cenere lo voglio. Se ci facciamo allacciata qua. Se Kebab non fosse un disgraziato. Se Kebab non fosse un disgraziato. La PS4. Ma si può fare la chat dall'app? Non penso. No, non mi pare. No, non c'è. Partecipa alla chat. Ma dimmi te. Starma è bella, ma porca puttana. Piglia dritto quando cazzo vuole lei.
Dove cazzo vai, Magno? Vado da Magherold a prendere il... Dai, venite giù che non ne voglio. Backlash. Beh, anch'io comunque direi che il più faccio posso passare in Game Pass, dimmi quando lo fai, che lo facciamo all together come... Sì, anche perché amici. Devo cambiare il titolo della trasmissione, sennò non mi prendono più come una persona seria. Posso c'è che farlo. Dovrò mettere NG0, un altro. Però 2700 anni. Ah, skinieri di Alonne, mi mancavano. Ne avevo solo 6 paia. Top. Top, 2 anime e 40.000. Gli devo dare, gli do l'uovo, sì. Leo. Ma finita la run, finitelo per la seconda a sto punto. Così puoi aderire subito al patto del drago. Non me lo fa, se non glielo do non mi vende la roba. Come non ti vende la roba? No. Vabbè, fai tu. Ah, oh, glielo devo dare per forza. Tanto al massimo facciamo ogni game plus plus i PvP per ottenere le voglia, devo prendere tutte a lui le... No, madonna, tutti i malocchi. Forse tutti uno, fai vedere. Malocchi. Vendi anche i malocchi? Quelli che vende li ho tutti. Oh, anche signore. Le magie, ho tutto. Ah, ma vaffanculo, era brucia incenso. Madonna, sono rincoglionito. Allora gli devo comprare. Vende degli incensi? Vende... Hai preso l'anima di drago antico? Qual è? È quella nel ricordo. Ah no, cazzo. L'hai presa l'anima di Red Hendrick con la sua armatura? Sì, quella sì. Ok. Sei andato a parlare a Hendrick? No. No. Così senti il caldo tepore sulle tue corone. Elmo di Raim, 12.000. Vabbè, corazzo di Raim lo prendo. Elmo lo prendo. Emo. Azza, l'onne. L'onne costa un botto. Puttana se costa l'onne. Costa più di Raim. Quanti di Raim? 8.400. No. Ma il drago, l'anima di drago lì cosa ti dà? Cos'è l'anima di drago? L'anima di drago che prendi nel ricordo lì. No, ma ti dà lo spadone ricurvo del drago che è ottimo con la tua build. Ah sì, no, mi fa cagare. Va bene. Lascio stare. Però fa malissimo. Lo so, ma l'aveva Sabaku, non esiste. Giro con quello e con il maestro. No, non esiste. Basta. Si inizia il secondo viaggio, ragazzi. A tutti voi che siete. Il secondo viaggio sul serio? Esatto. Allora, ora prima di tutto interrompo la trasmissione per coerenza, cioè perché devo cambiare il nome. Top. Ci vediamo fra qualche secondo.